Rassegna stampa di oggi, 15 maggio 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Conti pubblici, l'Unione Europea dice il prossimo governo rispetti le regole, lo vuole anche Mattarella. Debito sale a 2.302 miliardi. Il vicepresidente della Commissione avverte Lega e Movimento 5 Stelle. L'approccio alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale. Il capo dello Stato ha enfatizzato la necessità di mantenere gli impegni e Avramopoulos chiede che non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria. Intanto Banca Italia rileva che a marzo il debito è tornato ai massimi da luglio 2017. Governo, Movimento 5 Stelle, Lega, Salvini risponde all'Unione Europea, dice migranti, ennesima inaccettabile interferenza. Trattative private sul programma di governo e prese di posizioni pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini brefronte, quello impegnato da un lato a scrivere con il Movimento 5 Stelle i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell'esecutivo, dall'altro a rispondere all'Europa che chiede il rispetto della linea politica dell'Italia in tema di immigrazione. Su questi due punti è il Salvini di sempre, quello della ruspa, quello della campagna elettorale. Dall'Europa dice ennesima inaccettabile interferenza di non eletti. Gaza, 61 sono i morti, c'è una bimba di 8 mesi. Turchia espelle ambasciatore di Israele, USA bloccano l'inchiesta dell'ONU. I palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme Est scioperano. La protesta, che include 3 giornate di lutto, è diretta anche contro il trasferimento a Gerusalemme della rappresentanza diplomatica di Washington. Chiusi i negozi e scuole. In giornata avranno luogo manifestazioni commemorative della Nakba, la catastrofe della Costituzione di Israele. Vi ricordo, cari amici, che Israele non sta rispettando gli impegni e gli americani si stanno ritirando da questi impegni di portare la pace in quei luoghi. 61 morti, se è gravissimo. È gravissimo che ci sia una bimba di 8 mesi e quindi Israele si sta comportando come i nazisti. Per me Israele è una nazione nazista. Pedofilia, Bergoglio riceve cardinali e vescovi cileni per punire chi ha coperto gli abusi sessuali su minori. Nelle scorse settimane Papa Francesco ha incontrato alcune vittime. Le loro testimonianze minano la stabilità di gran parte dell'episcopato del paese latinoamericano. E dall'incontro di oggi non si attendono grandi proclami sulla tolleranza zero, ma rimozioni immediate di chi ha occultato e perpetrato le violenze. DEF, le regioni, spesa sanitaria nel 2019 sotto la soglia minima indicata dall'OCSE, livelli di assistenza inadeguati. L'assessore al bilancio della Regione Lombardia, in audizione davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato, ha denunciato il calo della spesa per la sanità pubblica rispetto al PIL. Dal 6,6% di quest'anno scenderà al 6,4% e ha chiesto che il prossimo governo stabilizzi la crescita del Fondo Sanitario Nazionale. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.